Tornare Potenza, l'economia al servizio della rinascita italiana, con Filippo Burla. In Italia è record di occupazione. Stando agli ultimi dati Istat disponibili relativi al mese di marzo, il tasso di occupazione ha infatti toccato il 62,1%, superando un altro record dopo quelli fatti segnare sia nel 2022 che nel 2023. La notizia è indubbiamente buona, perché più occupati significa più lavoro, più redditi, più distribuzione della ricchezza, con effetti benefici a cascata, ad esempio sui conti della previdenza sociale che, visto il modello a ripartizione su cui si fonda il nostro sistema pensionistico e nel quale sono i contributi versati oggi a pagare le pensioni correnti, il rapporto tra numero di occupati e numero di pensionati è essenziale per garantire una qualche stabilità di lungo termine ai conti dell'INPS. Tutto questo almeno nella teoria. Perché, venendo alla pratica, alla realtà dei fatti, la situazione non appare particolarmente rosea. Non che i dati dell'Istat siano sbagliati, intendiamoci. Il tasso di occupazione è e rimane al citato 62,1%. Se però, da un punto di vista meramente quantitativo, volessimo portare l'analisi su di un piano qualitativo, ecco che allora emergono tutte le ombre relative al record, o a questo punto presunto record. Partiamo anzitutto dalla natura del numero diffuso dall'Istat, che considera come occupato colui che, leggiamo dal glossario dell'istituto, nella settimana di riferimento ha svolto almeno un'ora di lavoro ai fini di retribuzione o di profitto. Definizione a maglie abbastanza larghe che, se qualche anno fa permetteva di individuare in tal modo un lavoratore presumendo che avesse un'occupazione stabile e a tempo pieno, dopo anni di riforme non è più detto che sia così. Un po' come avviene con il tasso di disoccupazione, anch'esso in netto calo rispetto alle rilevazioni degli ultimi tempi, ma che, se contiamo gli scoraggiati, cioè coloro che hanno smesso di cercare attivamente un impiego perché frustrati dall'impossibilità di trovarlo, e i sottoccupati, coloro cioè che hanno un contratto a tempo parziale ma sarebbero ben disponibili ad estendere il loro orario di lavoro, il dato dicevamo della disoccupazione va pressoché a triplicare. E proprio gli appena menzionati sottoccupati sono alla base dei dubbi che solleviamo sulla bontà del record nel tasso di occupazione. Perché, ripetiamo, è vero che il tasso ha raggiunto il livello più alto nella storia, o almeno da quando viene misurato, ma è altrettanto vero che il fenomeno della sottoccupazione non è statisticamente irrilevante. Tutt'altro, per 2 milioni di lavoratori il tempo parziale non sarebbe una scelta, ma un'imposizione che accettano pur di conservare quel poco di reddito. Risulta così chiaro che, di fronte ad un tale fenomeno, i numeri riescano a dir poco gonfiati, tanto che se togliessimo dal totale questa quota di lavoratori, il tasso di occupazione scenderebbe dal 62,1% attuale al di sotto del 58%, vale a dire il livello toccato nel 2016. Come a dire che, con la continua e progressiva svalutazione del lavoro, abbiamo perso quasi un altro decennio. Tornare Potenza, l'economia al servizio della rinascita italiana, con Filippo Burla.